Lo spirito con cui il Napoli si presenta al Parco dei Principi è quello degli uomini che scelgono la legione straniera, animati cioè dal desiderio di affrancarsi da tutto e tutti per cercare con coraggio il riscatto estremo, forse impossibile. Con questa forza interiore, i ragazzi di Ranieri, vestiti di rosso, affrontano emotivamente 43.000 spettatori parigini, tra i quali si odono circa 1.000 ugole partenopee. Il prode Claudio si affida ad un Napoli raccolto, con Mauro davanti alla difesa orchestrata da Pari, Zola suggeritore con il numero 20 per il solo Fonseca. A bordo campo Careca in lista d'attesa. Carbone forse non crede ai suoi occhi quando gli si spalanca la porta e il buio scende sulle intenzioni. A nono si materializza l'incubo nero UEA, servito da Guerin. Galli non cede alla paura. Ancora UEA depista i suoi inseguitori, Tarantino per primo, con grande eleganza. Le sue movenze si snodano anche lateralmente. L'assist è per Guerin che non indirizza nello specchio della porta. Al 24esimo il Napoli si ricorda delle fasce troppo trascurate e Carbone trova lontano Francini che ripropone al centro. Ma ad intervenire il brasiliano Ricardo. I portieri non hanno bisogno di una polizza antistress, anche se ci sono uomini del calibro di UEA e Fonseca. L'uruguaggio si esibisce per la prima volta al 36esimo. Incursione pregevole solo sul piano estetico. Due minuti più tardi, combinazione Valdo UEA, ma la testa color d'ebano del centravanti sbaglia la misura. Si va al riposo sullo 0-0 e l'Europa è sempre più lontana per il Napoli. Al ritorno in campo Careca indossa ancora la tuta e Fonseca soffre di solitudine. Il Paris Saint-Germain non ha interesse a forzare il ritmo, ma sfiora il vantaggio sul suggerimento di Guerin per il solito UEA. Pallone ad ampio respiro che esalta le qualità atletiche del centravanti, splendido figlio della Liberia. Passano i minuti e il Napoli non punge. Un Lamar non impeccabile regala a Fonseca l'oggetto del desiderio. Non all'altezza della sua fama il tiro che si spegne tristemente come le speranze partenopee. Si concentra Careca, il suo momento è vicino. Per farlo entrare quando c'è ancora l'equilibrio, Galli deve sbarrare la strada alle Guerin. Il numero uno recita bene il suo ruolo. Ranieri dà il via libera a Careca con tanto di benedizione, gli fa posto l'infortunato Carbone. I parigini fanno circolare la palla con disinvoltura, i piedi buoni non mancano e il Napoli s'affanna alla ricerca dell'impossibile. La squadra di Jorge vuole la vittoria, anche se non la cerca con ossessione. UEA si libera in aria, la zavorra di Pari non serve ma la porta è salva. Ci si mette pure il nuovo entrato Crippa ad aiutare i francesi. La sua ingenuità non sfugge a Guerin che penetra nel cuore del Napoli e invita UEA. Stavolta il numero 9 non riesce a concludere. Brutto l'addio all'Europa di Ferrara che lascia un ricordo spiacevole al brasiliano Valdo. Tacchetti made in Italy. Per cercare il gol partita UEA si arrampica sui suoi 187 centimetri. Scultorio il gesto atletico, superba la risposta di Galli. Il congedo della folla parigina nonostante lo 0-0 al sapore del trionfo. Giusto omaggio ad un gruppo omogeneo destinato ad andare lontano, magari fino ad una coppa sempre sfuggita ai club transalpini. Il Napoli invece abbandona la scena europea, sulla quale stasera è stato solo un onesto comprimario e viaggia con la mente ad una realtà cinica. Il Milan e il suo campionato deficitario.